saluti delle associazioni che sono venute a trovarci nel nostro 11° congresso. Adesso vorrei dare la parola per i prossimi 5 minuti a tutti gli audio che rappresenta qui oggi il saluto di Gene Roma. Buon pomeriggio a tutti, a tutte e a tutte, riferisco. Io sono Titti Gaudio, presidente di Gainet Roma, circolo romano di Gainet affiliato ad Andos, e prima di tutto ringrazio l'associazione della Retale Cerchi Diritti per averci invitati. Noi come associazione ci occupiamo di analizzare e cercare di migliorare il linguaggio usato dai media e dal mondo dell'informazione e del giornalismo sui temi riguardanti il sesso, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Abbiamo avuto collo con l'ordine dei giornalisti e facciamo corsi di formazione di etica e di ontologia per giornalisti e giornaliste. Facciamo anche attività di formazione nelle scuole, nelle università, nelle biblioteche e facciamo parte di programmi intorno a Pride. Io in un piccolo intervento vorrei dire che a questo punto siamo con un movimento nazionale LGBT. In questa legislatura è stata approvata una legge importante e necessaria, la legge Cecchinà sulle unioni civili e le convivenze di fatto, una legge che è stata importante approvare e che ha migliorato l'iter di molte persone, ma a parte questa legge purtroppo molte altre leggi che dovevano essere approvate sono state dimenticate. E dopo un movimento nazionale LGBT purtroppo, tranne qualche eccezione, come movimento in generale siamo un po' entrati in stasi. Da quando la legge Cecchinà è passata, il movimento nazionale LGBT ha perso un movente e è come se una volta raggiunto questo obiettivo o che avessero tirato i vini in barca, per usare il livello figurato, come se questo fosse l'unico obiettivo, l'ultima cosa da raggiungere, una volta raggiunta la legge civile poi si poteva tranquillamente tornare alla vita di tutti i giorni. Questo è successo anche in altri stati, negli Stati Uniti per esempio, dopo la famosa sentenza che ha legalizzato il matrimonio per i popoli omosessuali di 2 anni fa, il movimento LGBT statunitense non ha più ottenuto alcun risultato e si è letteralmente bloccato, anzi su alcune questioni per colpa del governo Trump sono tornati indietro. E la stessa cosa è successa in Italia, perché mentre noi salutavamo con gioia l'approvamento delle unioni civili, su alcuni argomenti siamo tornati indietro. Senza, non voglio parlare di altre questioni importanti o che sicuramente importantissime, ne avete già parlato. In questa legislatura era stato promesso, per esempio, che sarebbe stata fatta la step child collaboration per le coppie omosessuali, era stata promessa la riforma delle adozioni, era stata promessa la legge dell'omofobia e la transfobia, e era stata promessa il testamento biologico, lo ius soli temperato, lo ius future, la legalizzazione della cannabis. Queste erano tutte leggi di libertà e di diritti che non erano state promesse dalla politica e che non sono state fatte. Su alcuni punti siamo tornati indietro. Il governo, per esempio, sulla lotta alle discriminazioni, il governo Monti aveva approvato un piano nazionale contro la discriminazione dell'orientamento sessuale e di genere, chiamata anche strategia nazionale per LGBT,
Quel piano fatto dal governo Monti conteneva una serie di azioni, interventi che dovevano essere fatti dalle istituzioni in vari ambiti della società. Quel piano è stato letteralmente ignorato da tutti i governi successivi, che l'hanno messo in un cassetto e come se non fosse mai stato approvato. Non è stato cancellato il piano nazionale contro le discriminazioni, e mi sembra che nemmeno appare più sui siti del governo. Campagne nazionali contro l'omofobia non sono state fatte più da 6 anni dal governo Berlusconi, e questo deve farci riflettere quando persone liberali o progressiste chiedono nei diritti. L'ultima campagna nazionale contro l'omofobia è stata fatta dal governo di destra, cattolico, conservatore, bigotto, con al suo interno personaggi come Giovanardi, Meloni, La Russa o Calderoli, che nonostante fosse un governo di destra conservatore di voto, fece una campagna nazionale della monofobia, sbagliata o no, ma l'ha fatta. Tutti i governi successivi hanno totalmente ignorato il tema. Non c'è un ministero che parla di autorità e di civili, mentre i governi precedenti c'era. E la cosa preoccupante è che il movimento LGBT nazionale a livello generico, tranne qualche eccezione, ha permesso tutto questo senza fiatare. Sì. Noi dovremmo fare un video con il movimento LGBT perché abbiamo ottenuto un importante risultato, cioè la legge Cirinà, ma contemporaneamente abbiamo permesso che i governi ignorassero ovviamente tutti gli altri temi sui diritti civili e sulla libertà, e dovremmo tornare a essere combattivi e uniti e iniziare ormai per la prossima legislatura a puntare e ottenere quello che dovrebbe essere ottenuto in questa. Detto questo, il mio era solo un appello alla unità, visto che purtroppo il movimento è molto diviso. E vi auguro un buon congresso, grazie ancora dell'invito e grazie. Allora, ovviamente per il vostro presidenza di panelista della sessione transnazionale, vi ricordo che per chi ci segue via Radio Radicale su Facebook, che siamo in via Barboni 40 a Roma, e quindi potete raggiungerci in qualsiasi momento perché il congresso è aperto a tutti, e che nel primo pomeriggio dalle 15.30 in poi dovrebbe raggiungerci, ci raggiungerà Emma Bonino. Bene, grazie Leo. Io prenderò poco tempo per introdurre questa sessione di lavori. Sappiamo tutti che quest'anno è stato caratterizzato da uno dei livelli di violenza più atroci contro le persone LGBT, quello che è successo in Cecenia. Da qui siamo partiti anche per cercare di immaginare questa sessione, che è in realtà molto complessa e articolata. Abbiamo 4 oratori ed è nata dall'idea che ci deve essere un disegno o un qualcosa che sta avvenendo intorno alla regione russa, nelle ex repubbliche sovietiche, perché dopo quanto è avvenuto in Cecenia ci siamo resi conto che insomma ci sono altre cose che stanno avvenendo in quella regione, tutte in qualche modo simili, e che riguardano le persone LGBT. In particolar modo, per esempio, in Tagikistan è avvenuto che si sono fatte delle liste di persone gay, di persone lesbiche, con la scusa di combattere le malattie a trasmissione sessuale, in particolare l'HIV. Si sono intanto fatte delle schedature vere e proprie di persone gay e lesbiche. In Azerbaigian sappiamo tutti degli arresti illegali che sono avvenuti esattamente
sullo stesso modello di quanto è avvenuto in Cecenia, con tanto di torture delle persone arrestate. E poi in Bielorussia anche ci sono state chiusure di locali gay, chiusure di applicazioni e persecuzioni delle persone gay. Tutte queste repubbliche ex sovietiche, dove già l'omofobia è molto forte, si stanno muovendo in una direzione decisamente inquietante, che può far pensare che ci sia una sorta quantomeno di imitazione di quello che è avvenuto nella Repubblica Autonoma Cecena e nella Repubblica Caucasica. Ma questo non è tutto, perché partendo dall'esperienza che, come certi diritti, abbiamo avuto rispetto anche alla mia detenzione in Russia e poi al ritorno, quello che ci ha colpito è cosa è accaduto poi in Italia rispetto a quella vicenda. Nel senso che immediatamente dopo, quando la notizia in Italia si è diffusa, agenzie di informazione come Sputnik Italia hanno iniziato a pubblicare articoli in italiano con il tentativo evidente, basta leggere l'articolo, di denigrarmi perché riguardava me e quindi di presentarmi come un sionista, come un amico di Soros. Questi termini tra l'altro sono importanti, e quindi tentando di legittimare agli occhi di un determinato pubblico la mia figura e quindi anche l'azione di certi diritti, eccetera eccetera. Ma non solo quello, è avvenuto poi che sui social media e anche nei commenti al di sotto degli articoli usciti online, tutta una serie di commenti fossero riconoscibili per una veemenza particolare e per l'utilizzo di determinate parole, appunto ancora sionista, amico di Soros e tutta una serie di altre vicende. Ma poi c'è stato un altro evento: la trasmissione Nemo di Rai 2 mi ha invitato per fare una trasmissione in cui ha dato spazio alla ricostruzione della vicenda, e guarda caso la settimana dopo è successo che la stessa trasmissione sullo stesso canale Rai ha invitato una persona che ha fatto sostanzialmente propaganda pro-putiniana. Ora, io non so perché questo sia avvenuto, chiaramente non ho nessun dato, però diciamo che un po' il sospetto si può ingenerare che forse si abbiano ritenuto, diciamo autonomamente, anche se non ne possiamo essere sicuri, di dover fare una trasmissione riparativa rispetto a quella fatta in precedenza. E quindi diciamo che tutto quello che sta avvenendo in quella regione, lasciatemi dire dell'Europa, oltre che dell'Asia centrale in realtà, però anche dell'Europa, e l'effetto che quello avviene, di quello che sta avvenendo in Italia con una forma di disinformazione, io la chiamo, evidente, ci ha fatto pensare che allora forse dobbiamo fare una doppia riflessione al Congresso di Certi Diritti, associazione che si occupa da tanti anni di questioni internazionali, ma forse dobbiamo fare una riflessione su come occuparci di questioni internazionali anche sotto una angolatura un po' diversa. E quello che tenteremo di fare con questo panel è proprio questo, cioè di andare ad analizzare la questione geopolitica di quell'area con un intervento di un attivista azerbaigiano rifugiato, l'avete conosciuto prima, è intervenuto nel panel precedente con una serie di domande. Cercheremo di farlo anche con un'attivista ucraina che ci racconterà e cercherà di sfatare un altro grande tema oggetto di disinformazione qui in Italia, e cioè che l'Ucraina sia sostanzialmente vittima di un governo fascista che ha portato i nazisti al potere, anche con il contributo del movimento LGBT che, avendo partecipato a Euromaidan, ha contribuito a portare questo governo
al potere e contribuisce attivamente a, come dire, corrompere i costumi e le tradizioni di quel paese. Quindi qua una parte più, diciamo, geopolitica, con degli attivisti che ci racconteranno la loro testimonianza, ma poi una riflessione vorremmo fare anche su un aspetto un po' teorico. Allora, da un certo punto di vista faremo un inquadramento della questione ucraina, che è una questione fondamentale, perché è su quel punto che in Italia si scatena veramente il conflitto, sia nell'informazione sia a livello politico, perché a livello politico la disinformazione sull'Ucraina sta già producendo delle decisioni che vanno contro non solo quel paese a livello internazionale, ma che vanno contro la comunità ucraina che vive in Italia. A livello locale si vede in tante realtà. E quindi, per capire meglio, diciamo, la situazione dell'Ucraina, Massimiliano Di Pasquale ci farà un inquadramento storico, politico di quel paese e di quella regione. Ma il primo intervento, e cedo subito la parola, sarà un intervento che ci permetterà di capire meglio questo fenomeno della disinformazione, il fenomeno delle fake news, e cercherà anche di darci alcuni strumenti per cercare di combattere queste informazioni, di riflettere insieme su come potremo collaborare insieme come Associazione Radicale Certi Diritti e come Stop Fake, cioè il sito di cui Mauro Boerzio è editor, che si occupa proprio di andare a comprendere questi meccanismi e smascherare i meccanismi della disinformazione, sia in inglese sia in italiano, e ecco, in 11 lingue, in ben 11 lingue. Magari poi Mauro ci racconterà anche un pochino di più come lavora Stop Fake, con l'attenzione alla tematica LGBT, perché la tematica LGBT è una tematica che viene usata in maniera chiara ed evidente dalla disinformazione, dalla propaganda russa in particolare, sia per un audience, per un pubblico interno, sia per un pubblico internazionale. Quindi questo è un po' il contesto in cui cercheremo di muoverci. Chiudo qui e do subito la parola a Mauro Boerzio. Grazie a tutti per avermi invitato. È un argomento che adesso comincia a fare un po' di breccia anche nel dibattito italiano. E il contrasto alle fake news, noi ci accorgiamo che più fa breccia, più le persone si avvicinano e cercano di capire com'è questo fenomeno di fake news, noi ci accorgiamo che ci occupiamo di questa tematica, che aumenta anche il livello di contrasto fino ad arrivare addirittura all'intimidazione per chi cerca di fare queste cose. Io personalmente sono stato minacciato di morte, sono in un programma di vigilanza attiva della Digos. Sono tutte cose che purtroppo, quando ci si occupa di queste tematiche che vanno a toccare interessi molto grandi, si deve affrontare. È un argomento importante perché allora, io l'ho intitolato Fake News and Poor Information. Innanzitutto, che cosa fa Stop Fake? Stop Fake è un progetto dell'Università del Giornalismo di Kiev, nasce nel 2014 e nasce all'indomani dell'invasione della Crimea. Già durante la rivoluzione del Maidan e subito, i primi giorni dopo, si avvertiva fortemente che la disinformazione stava lavorando a pieno regime. Quindi questo progetto nasce proprio dai primi test che vengono fatti della disinformazione russa in Ucraina. Velocemente, noi facciamo come attività il debunking delle fake news, quindi tutti gli articoli che vengono pubblicati, noi facciamo una cosa molto scientifica, cioè dimostriamo che una foto, come io faccio sempre l'esempio italiano, così magari è più vicino a tutti, Marta Grande, 24 giugno del 2014, come
capogruppo dei 5 Stelle in Parlamento chiede al governo italiano di intervenire contro il governo ucraino perché i soldati ucraini si sono macchiati di episodi di cannibalismo. Lei usa una foto per giustificare questo suo intervento. Questa foto era stata scattata su un set cinematografico nel 2011, un film di fantascienza russo, dove c'è una delle comparse che ha un pezzo di braccio finto in mano. Ecco, io porto sempre come esempio questo qua, perché è l'esemplificazione di quando una fake news diventa particolarmente pericolosa. Cioè, questa notizia è entrata nel Parlamento italiano, che è la casa di tutti gli italiani, la casa della democrazia, e ha fatto sì che un movimento politico importante come il Movimento 5 Stelle chiedesse al governo italiano un intervento contro un governo amico sulla base di una notizia falsa. Quindi questa è la nostra prima attività. Poi, come sto fake, facciamo anche formazione a livello internazionale su come si combatte la propaganda antidemocratica, media literacy, ovvero come usare i media in maniera sicura, e anche media research, per noi abbiamo un database di circa 1200 episodi di fake che abbiamo scoperto in questi ormai 3 anni e mezzo di lavoro. Solo 2 numeri veloci: il sito, come ho detto, è tradotto in 11 lingue, siamo stati premiati adesso a Washington un mese fa dal National Democratic Institute, abbiamo 182.000 follower, 1.280.000 visite, 20.000 visitatori pubblici giornalieri. Nonostante questo, in Italia siamo praticamente invisibili, cioè ha parlato di noi la CNN, New York Times, la BBC è venuta la settimana scorsa nei nostri uffici, a livello internazionale ci hanno invitati all'Atlantic Council, che tra l'altro proprio ieri o l'altro ieri Repubblica portava un articolo dell'Atlantic Council citando appunto il pericolo che c'è di infiltrazione di propaganda e disinformazione russa anche nelle elezioni italiane, e ha citato l'Atlantic Council. In realtà era un nostro intervento all'Atlantic Council dove abbiamo portato tutti i dati di questa cosa. In Italia praticamente noi dobbiamo continuare a rimanere invisibili. Comunque, il caso italiano, io ho identificato un problema fondamentale che c'è in Italia, cioè in Italia si parla, ci si pone la domanda se siano bufale o fake news. Noi usiamo molto il termine bufale. Attenzione a una cosa: la bufala anche a livello di immagine non è una cosa, un'immagine che nella nostra psiche ci preoccupa. La bufala, se vogliamo, è una cosa simpatica, potremmo anche ricordarci lo scherzo di un mattacchione. Generalmente si associano alle bufale il fenomeno del clickbait, cioè qualcuno decide di fare una notizia falsa per attirare visite sulla propria pagina, dove poi sulla propria pagina c'è dei link, degli AD, AdWords, AD banner, e quindi se la gente poi clicca su questi banner, il proprietario del sito guadagna. Hanno uno scopo economico, e chi genera bufale non ha bisogno di una struttura complessa dietro. Andiamo invece a una fake news, la guerra informativa. Ecco, già solo la parola guerra ci dà un'immagine visiva differente rispetto alla bufala. La guerra è una cosa che a tutti quanti dà un certo tipo di sensazione di paura. Le fake news sono utilizzate in quelle che vengono chiamate adesso le moderne guerre ibride. Hanno il compito di destabilizzare le democrazie, vengono utilizzate anche verso, contro, quasi sempre contro, non per qualcosa, ma contro qualcosa o qualcuno, che possono anche essere categorie sociali, e a differenza delle bufale necessitano di strutture complesse che ci vogliono degli anni a creare, perché altrimenti la disinformazione non potrebbe lavorare, a differenza delle bufale. Perché si fa la guerra ibrida con la disinformazione?
No, un generale mi disse che di non aver paura, che in un generale italiano in questione, con cui parlavo, mi disse di non avere paura che la Russia non farà un attacco aperto all'Ucraina, almeno non adesso, perché non hanno i soldi. La Russia ha lo stesso PIL dell'Italia, però ha 160 milioni di abitanti, un territorio che è 60 volte vasto l'Italia. Però giustamente, anni fa, il capo di Stato Maggiore russo, Vladimir Gerasimov, portava questo esempio, diceva un tank costa 8 milioni di dollari. Quanti tank si perdono durante una guerra? Tantissimi. Poi provate a pensare con 8 milioni di dollari quanti siti potete mettere su, quanti giornalisti compiacenti potreste magari convincere a farvi pubblicare un articolo, oppure in qualche televisione privata riuscire a far entrare qualcuno che tenga delle trasmissioni. Costa infinitamente meno e si hanno risultati assolutamente migliori. Allora, qual è la struttura? Qua entriamo un pochettino nel tecnico, ma è abbastanza importante visualizzare la disinformazione, perché fake news è un termine che va di moda, in realtà stiamo trattando di disinformazione. Per essere efficace deve essere innanzitutto multicanale, cioè deve prevedere la stessa notizia da più canali differenti. Deve essere ripetitiva e, cosa molto importante, deve avere l'endorsement. Cioè una notizia diventa credibile se un giornalista famoso, uno scrittore, un personaggio dello spettacolo, un politico, riprende quella notizia e ne parla. Quindi anche la classica notizia falsa, se riportata su più canali, ripetuta per tante volte, e questa notizia c'ha anche l'endorsement di persone che sono diventate famose, magicamente diventa quasi, diciamo, vera. Allora, Che cosa necessitiamo? Per poter diffondere questi messaggi abbiamo bisogno di una struttura logistica. Cioè, se noi non abbiamo creato prima una struttura logistica, quindi non abbiamo siti web, pagine social, giornali, anche giornali locali, per creare questa multicanalità, rimaniamo sempre a livello di bufale, non è disinformazione. La disinformazione necessita di una struttura molto complessa alla base, che sia in grado di prendere queste informazioni e ribaltarle, farle diventare così multicanali e ripetitivi. Poi abbiamo bisogno di una reazione, perché la disinformazione si basa su keywords. Allora, vengono decise delle keywords. Io vi facevo l'esempio di Soros. Soros è una delle keywords preferite della disinformazione. Tutto ciò che è male è Soros. Qualsiasi cosa, se la nazionale è stata eliminata dalla Svezia, è colpa di Soros. Allora, questa redazione ha il compito di scegliere delle keywords da poi mandare a tutte queste redazioni compiacenti affinché attorno, guardate bene, attorno alla keywords costruiscono l'articolo, perché l'articolo viene costruito intorno alle keywords. Io faccio sempre questo esempio: come si dice che per scoprire la mafia bisogna seguire il flusso dei soldi, se voi dovete capire da dove arriva la disinformazione, chi la sta facendo, seguite all'interno di un articolo le keywords. Allora, pare se ho fatto un piccolo schema, tanto per far capire qual è il flusso, almeno visivamente. C'è una redazione, tutti sanno che a San Pietroburgo c'è questa famosa Trofecto, che almeno quella che sappiamo, impiega più di 500 persone, che hanno il compito di fare ognuno di loro 150 post al giorno. Fate conto. C'è questa redazione, decidono qual è la notizia da far uscire, in quale paese, perché la disinformazione è tailor-made. La disinformazione va bene in Italia, non va bene in Francia, come non va bene in Germania, e quindi ogni paese ha delle keywords su cui puntare.
creata questa notizia falsa, che potrebbe anche essere solo una notizia manipolata, distorta, poi lo vedremo, viene sparata su internet. A questo punto abbiamo l'esercito di troll che prende questa notizia e inizia a shararla. Quindi inizia con il Google, Facebook, Twitter, tutti gli account possibili e immaginabili. Poi abbiamo bisogno dell'endorsement, quindi magari il giornalista conducente. Abbiamo bisogno che questa notizia vada sulle televisioni. Abbiamo bisogno che vada anche sui siti web. Ecco che poi, alla fine di questo percorso, la notizia è praticamente diventata vera. Cioè il grande pubblico accoglie questa notizia come vera. Attenzione che una notizia che viene debunkizzata, viene sbufalata, chiamatelo come volete, raggiunge solo il 20% dell'audience da cui è stata raggiunta quella notizia. Quindi 8 su 10 non crederanno che quella notizia è comunque falsa, solo 2 forse. Poi c'è un altro effetto che viene chiamato, un effetto che è stato studiato dall'università americana, si chiama Backfire Effect. Cioè, se io pongo una persona che crede fermamente a una notizia e gli spiego, gli faccio vedere, guarda che tu stai credendo una balla, nel più del 70% dei casi questa persona si radicalizza ancora di più. Attaccano, dicono sì, ma tu non è vero, io credo comunque. Quindi questo è un altro degli elementi per cui risulta difficile contrastare la disinformazione. Quali sono le regole della disinformazione? Sono conosciute come lo schema 4D: il dismiss, distract, distort e dismay. Quindi una notizia può essere distorta, se prende un granello di verità lo si distorce. Si può attuare la politica del distratto e distrarre le persone da altre notizie passate su altre notizie. Il dismiss è quando si fa passare una notizia sì, no, ma è poco importante, in realtà è più importante questo. Il dismay spesso è quando l'attacco viene poi fatto alla persona. Cioè, io non posso distruggere quello che tu stai dicendo perché tu mi stai fregando, nel senso che io ho detto una balla, tu mi hai scoperto, io non posso sostenere che la mia verità perché è esageratamente una balla, allora ti attacco personalmente e ti dico che sei pedofila. Io personalmente sono in Italia un propagatore delle idee naziste, sono conosciuto così, sono terrorista, sono un papprone, ma mai nessuno che ha scritto, ho detto una volta che uno degli articoli dove io ho fatto il debunking era un falso e che invece era giusta la sua versione. Questa dell'attacco personale è la tipica tecnica del dismay. Queste sono le quattro cose fondamentali. Ho portato un esempio di una persona che forse conoscerete abbastanza bene. L'esempio è tratto dall'ultimo Gay Pride che si è svolto a Kiev. Questa notizia aveva appunto il compito di destabilizzare la società ucraina, che comunque con grandi difficoltà ma si sta rinnovando profondamente. Io ricordo che il Pride di un po' di anni fa con 100-120 persone e la polizia che li manganellava, e che tra di quest'anno c'erano più di 3.000 persone, la polizia che assolutamente ha garantito protezione e controllo. Ci sono stati ovviamente, comunque c'erano anche elementi di estrema destra che hanno cercato di intromettersi, ma sono stati allontanati dalla polizia. Questo fake serviva appunto per dimostrare che l'Ucraina non ha seguito questo nuovo stadio e comunque attaccare anche a livello italiano per creare una informazione distorta sull'Ucraina. La keywords che voi dovete seguire in questo caso è LGBT uguale peste uguale Babilonia europea.
cioè sulle trasmissioni, se voi guardate l'interregionale russo su tanti canali in prima serata, ripeteranno 10 volte in una serata che in Europa. Loro raccontano che qui ci sono stupri di massa per le strade, ci sono orde di sodomiti che aggrediscono le persone per strada. Questa è l'informazione che c'è in questo momento in Russia. Maurizio Grondetti, che è sempre molto generoso verso la comunità LGBT, ha pensato bene di parlare, perché il Prime si è svolto a Kiev, con un articolo dal titolo che io l'ho chiamato in mio portale, l'ha chiamato Lo Stato del Fumangolo. Lui è una persona di cultura, quindi. Allora, nell'articolo di Provetta appare questa foto, e quindi voi vedete, questo dovrebbe essere un carro, un classico carro del Gentite, con tutte persone con costumi in ucraino, bandiere ucraine, scritte in ucraino. Poi uno va a cercare questa foto e trova l'immagine originale. L'immagine originale è stata scattata, se non mi ricordo male, a Belgrado nel 2011 forse. E quindi lui che cosa ha fatto? Per giustificare questo articolo che doveva scrivere contro la comunità LGBT e contro l'Ucraina, prende una foto, la Photoshop, e la trasforma in questa maniera. Un altro esempio, sempre in quell'articolo, utilizza questo tipo di foto con questa scritta sotto: Kiev sfilano i sanguinari, perché lui non è nulla, e questa foto giustifica, secondo lui sarebbero degli eroi di Cresciati. Questa persona che si vede sulla destra dovrebbe avere una bandiera ucraina, in realtà si vede che questa è una bandiera non ucraina ma con altri colori, e questa immagine è stata presa, se non sbaglio l'ho trovata su un video di un gay pride in Berlino. Questa dovrebbe essere una sfilata di Berlino. Posso aggiungere una cosa, Mauro, scusami, per la secondo rispetto al primo film che ho fatto vedere. La cosa più inquietante è che io, il mio amico giornalista, conosce bene Grondetti, lui non sa usare il computer, quindi quella cosa lì gliel'ha mandata da Mosca, probabilmente già fatta, no? È importante dirlo perché è ancora peggio. Allora, una cosa che mi chiedono spesso è: allora cosa possiamo fare? Il debunking è la soluzione? Io dico no. Il debunking può essere una delle medicine, ma sicuramente non è la cura. Che cosa fare quindi? La mia convinzione è che si devono fornire gli strumenti culturali alle persone per essere autonomi, cioè tutti noi dobbiamo avere quelle poche basi fondamentali per capire quando ci troviamo di fronte a un articolo, se è vero, se non è vero, come ricercare un'immagine, come vedere un video, se è stato pubblicato veramente un giorno fa, un mese fa, un anno fa. Solo avendo questi strumenti culturali e facendo un lavoro delle scuole superiori possiamo sperare domani, un domani, di creare una generazione che non si faccia infinocchiare da questo tipo di notizie. Attenzione che l'Ucraina è stato il grande poligono di prova della Russia della disinformazione. Cioè, l'Ucraina viene presa dal Donbass, non viene frega niente alla Russia. Cioè, il Donbass è, penso di regione ormai devastata, distrutta, non sta più a riprendersi, non lo vuole più nessuno. L'Ucraina è stato il test per vedere come funzionava la disinformazione su milioni di persone. È stato un test per vedere se si possono destabilizzare le democrazie, far sollevare le città, creare tensioni, creare problemi. Visto che parliamo di Ucraina, mi piace ricordare la figura di Taras Shevchenko, che è uno dei personaggi letterati, il poeta più famoso dell'Ucraina. Secondo me è una figura molto importante, ho avuto anche la fortuna di ricevere poco tempo fa un premio alla National University di Taras Shevchenko, perché Taras Shevchenko nasce
servo della gleba nell'Ucraina dell'Ottocento e riscatta la propria libertà grazie alla cultura e allo studio. Diventa un grandissimo letterato, ha la fortuna da ragazzo di trovare delle persone che gli permettono, nonostante lui sia servo della gleba, di acculturarsi. Quindi la cultura ci rende liberi ed è una cosa che io mi piace anche ricordare, specie ai ragazzi più giovani, quelli che vengono considerati millennials, che non hanno i capelli bianchi come me, che i millennials si sono trovati in una situazione dove hanno sempre goduto di questa libertà, non hanno mai conosciuto null'altro che non fosse uno stato democratico libero. E io dico sempre: attenzione, la libertà non è gratuita, la libertà ha un prezzo. Se ne sono accorti i giovani in Ucraina, se ne sono accorti i giovani in tante parti del mondo. Bisogna lavorare tutti i giorni per difendere questo mondo, e la sfida che ci troviamo di fronte oggi è una sfida tra mondo aperto e mondo chiuso. Chi fa disinformazione lo fa perché vuole un mondo chiuso. Guardate che la disinformazione viene sempre creata, voi provate a guardare gli articoli, le cose che vengono dette, scritte, sono sempre per attaccare qualcuno, per mettere qualcuno alla berlina, per far vedere che c'è una categoria che è sempre pronta a rubargli qualcosa, e quindi voi dovete difendere. La disinformazione è creata proprio con questa idea: creare caos tra la gente, creare paura, e quando noi abbiamo paura generalmente ci rifugiamo nelle cose che meglio conosciamo, quindi ci rifugiamo nel passato. La differenza tra Ucraina moderna, che tra mille difficoltà cerca di andare verso il futuro, andare verso un mondo aperto, e un paese come la Russia, che negli ultimi anni sta riscoprendo la bellezza dello stalinismo, dell'unionismo, stanno riportando in auge tutte queste figure. Quindi la Russia è un pieno tentativo di tornare a guardare al passato, perché comunque il passato spesso e volentieri rassicura le persone. Quindi io prima li impaurisco, dopo che l'ho impaurito cerco di convincere che è meglio tornare al passato, si stava meglio quando si stava peggio in fondo. E quindi questo è il compito della disinformazione: non dobbiamo farci fregare, dobbiamo lottare per continuare ad avere un mondo sempre, sempre più aperto. Grazie a tutti. Grazie mille Mauro, è sicuramente molto molto interessante anche come vedere che un fenomeno non nuovo, la disinformazione non è un fenomeno nuovo, però ha trovato delle nuove forme di azione persino più efficaci. Proprio su questa cosa, non l'ho detta prima, è vero che è un fenomeno non nuovo, la disinformazione è un fenomeno vecchissimo, ma attenzione, la disinformazione in passato era utilizzata da KGB per rafforzare lo stato interno, cioè le cose venivano raccontate alle persone ad uso e consumo quasi solo interno. Con la dottrina Gerasimov del 2013, il capo di stato maggiore russo, che dice la disinformazione deve uscire dalle università e deve entrare nelle accademie militari, perché noi ne dobbiamo fare un'arma. Quest'arma non serve più per l'autoprotezione interna, ma quest'arma serve per colpire chi ci sta vicino o altri stati. Questa è la grande differenza tra la disinformazia che conoscevamo ai tempi dell'Unione Sovietica e la disinformazione di stampo putiniano che viene messa in campo oggi. Assolutamente, è esattamente quello che volevo dire, non l'hai detto, ma era implicito anche nel tuo riferimento a guerra come parola chiave, appunto, anche della tua presentazione, perché è diventato uno strumento che
di guerra che ha implicazioni sistemiche, tra l'altro per un paese come l'Italia, andiamo verso le elezioni, la nostra democrazia non è di certo tra le più solide, e siamo sicuramente tra i target della disinformazione, anche con partiti interni, ma anche delle implicazioni che riguardano la politica, la comunità LGBT. L'articolo che citavi prima aveva come titolo Stato totalitario del culandro, quello che dicono. E totalitario è un'altra di quelle parole chiave che la disinformazione russa usa contro la politica LGBT a livello nazionale, interno e internazionale. Cioè loro accusano gli attivisti LGBT di essere degli alfieri del totalitarismo politically correct. E questa è una narrativa estremamente forte, perché chiaramente le persone si spaventano, e all'interno questo pone la Russia come, diciamo, un luogo di sicurezza, perché appunto Putin si presenta come il difensore dal totalitarismo, dal politically correct al proprio interno, e quindi difensore delle tradizioni, eccetera eccetera. Ma all'estero, e soprattutto nei paesi dell'Europa dell'Est e delle ex repubbliche sovietiche, questo ha un effetto molto forte, perché hanno sperimentato il totalitarismo in questa strana commistione, no, di recupero dello stalinismo, ma anche di recupero della tradizione pre-totalitaria. Ha un effetto come per dire: noi abbiamo recuperato le tradizioni, sappiamo davvero come sconfiggere il totalitarismo, l'abbiamo già fatto, e il nuovo totalitarismo è quello dei diritti LGBT. E questo ha anche un effetto poi internazionale alle Nazioni Unite, dove la Russia fa un'azione insieme a tanti altri stati, tra cui anche stati musulmani, per attaccare il concetto stesso di diritti umani, che diventa uno strumento del totalitarismo, del politically correct, secondo la loro logica. Quindi è un tema che dobbiamo fare nostro e studiare in maniera importante, e dobbiamo tentare anche di però agire, per esempio facendo attenzione ai media LGBT, che a volte possono cadere anch'essi in forma di più o meno volontaria disinformazione. Faccio un caso concreto: quando si trattava appunto di Cecenia, la maggior parte dei media LGBT, non solo italiani ma di tutto il mondo, ha parlato di campi di concentramento. Non ci sono stati campi di concentramento in Cecenia. Credo che sia stata più una bufala che una fake news, perché non c'era la struttura, eccetera. Però questo ha avuto un effetto politico paradossalmente che è andato a vantaggio della comunicazione di quello che stava avvenendo, quindi è stato anche una cosa positiva, ma sicuramente non era una notizia vera. Quindi l'attenzione al dibattito e all'accuratezza dell'informazione che leggiamo deve valere anche rispetto ai nostri media. Tra l'altro, utilizzare la loro tecnica è una follia. Cioè, se noi ci mettiamo sul loro stesso piano e anche noi facciamo fake news o facciamo azioni di distratti, dismay, eccetera eccetera, veniamo asfaltati semplicemente per un motivo: che noi non abbiamo la struttura logistica che hanno loro. E quindi l'unica difesa, quando tu non hai quel tipo di arma che hanno loro, perché appunto questa struttura logistica che vi dicevo, è quella di lavorare nella più assoluta correttezza. A quel punto ti attaccheranno con altre cose, ma diventi inattaccabile su ciò che scrivi e su ciò che dici. Grazie. Allora, ho una richiesta per una domanda, quindi farei questa procedura di acquisire una domanda, perché poi, esatto, Mauro deve scappare. Due domande, ne abbiamo due, e poi lasciamo andare Mauro e diamo la parola ai nostri altri relatori. Prego, Valerio. Grazie. No, in parte è risposta nell'ultima cosa che hai detto, però è una risposta parziale sull'ultima cosa che hai detto, però
ecco, passivamente ci si arma con il debunking, con la missione culturale, eccetera, eccetera. Non facciamo noi fake news, ma perché i buoni non riescono a utilizzare con quella capillarità strumenti come la targetizzazione per mandare un messaggio invece? Perché non hanno gli stessi mezzi economici. La Russia investe 400 milioni di dollari ogni anno. Russia Today, Sputnik, Milan City, le associazioni culturali, 900 milioni di dollari. È una guerra persa in partenza, cioè loro, guardate, ci sono dei gruppi, delle cosiddette repubbliche popolari in Donetsk e Lugansk, anche in Italia, che tra l'altro lì poi c'è un discorso molto particolare, perché se uno va a fare a scavare un pochettino vede che formazioni di estrema destra e estrema sinistra italiane collaborano in questo caso. Comunque ci sono queste associazioni, una è SOS Donbass, che una volta a settimana, ogni 15 giorni, fanno una conferenza in giro per l'Italia. Allora, io mi chiedo, chi è che paga questa gente? Cioè, fare delle conferenze costa. Io già ho problemi se mi devo spostare un treno, andare in un posto, rientrarsi, mangiare, questo e quello, io lavoro, sono uno stipendiato. Allora, se queste persone hanno questa potenza di fuoco e possono organizzare queste cose, è perché qualcuno sicuramente le finanzia. Allora, se riescono a finanziare gente che va a giro a parlare di Donbass, che voglio dire in Italia viene chiaramente veramente pochi di frega di Donbass, molti italiani non sanno neanche dove si trova Donbass geograficamente, figuriamoci su altre cose. Quanti soldi loro possono investire? È tutta una questione di soldi. Macron è riuscito a vincere in Francia perché è stato anche lungimirante e nella sua campagna elettorale ha creato uno staff misto di persone che facevano comunicazione e di esperti informatici. Tant'è che si vocifera che quando la Le Pen è andata all'ultimo confronto televisivo e gli ha sbattuto una notizia in faccia che era un fake, lui era molto preparato perché pare, si dice, che lo staff di Macron abbia lasciato delle porte aperte agli hacker in modo che arrivassero proprio in quel database, prendessero quelle informazioni, lui fosse preparato e potesse asfaltare la Le Pen nell'ultimo confronto. Quindi voglio dire, ha combattuto con delle armi che però comunque gli saranno costate tantissimo, cioè un team di quel genere ci vogliono soldi. Per cui al momento attuale l'unica cosa che vedo è lavorare con i giovani, poterne parlare nelle conferenze e assolutamente evitare di mettersi sul loro piano. Non voglio mettere in atto una delle quattro di, anche perché sono stata a cena due volte con Soros e quindi meno adatto, sono confrontato con voi 17 anni fa, però tu hai ricordato 2013 è anche l'anno in cui è stata creata Cambridge Analytica, che è questa data mining company che è negli Stati Uniti e che non so se fosse stata in qualche modo coinvolta nel 2014 per l'Ucraina, ma di certo ha usato Brexit applicando le regole del psychological warfare, tutte di provenienza sovietica, questo sicuramente sì, per fare la vera prova generale del vero scaling, che poi è stata l'elezione di Trump nel dell'anno scorso. Allora, la domanda è, come fanno i buoni? Io voglio sapere chi sono questi buoni, perché sicuramente noi qua siamo buoni a fare tutto quello, però se una volta esisteva l'impero del male o del bene, o comunque noi, oggi è difficile in effetti colorare il mondo per com'è. E ultima cosa, l'altra cosa che io ho detto, che se ci sono questi 600 operatori della famosa redazione a San Pietroburgo, ce ne sono 1 milione in Cina, sì, ecco, sì, quindi sicuramente diciamo, se, al peggio non c'è mai fine, però ecco, diciamo,
la Russia, io sono il primo a scendere in campo, magari non esclusivamente, non violentemente contro, però diciamo siamo circondati di petto. Allora, per quanto riguarda il discorso, certo che infatti io ho cercato di fare, io faccio sempre dei richiami perché io studio la disinformazione russa, ma il discorso io ho cercato di farlo il più neutro possibile, nel senso che la disinformazione prende uno schema che è quello, poi ogni paese se lo può anche adattare, potrò essere anche sconfessato, non penso di questa roba rivelato, ma a me sembra che l'esempio della Casaleggio, che è una società di comunicazione, questo schema lo prenda molto. Allora io che cosa dico? Dico, perché vi dico, fate attenzione alle keywords, perché le keywords mi aiutano a capire, al di là che sia stata prodotta da Soros, dagli americani o dai russi, mi aiutano a capire che all'interno di quell'articolo ci sono delle keywords e con quelle keywords loro stanno cercando di condizionare il mio pensiero. Quindi una persona che è formata, che ha gli strumenti culturali per poter riconoscere che si trova di fronte a un articolo di disinformazione, è una persona che potrà valutare che sia questo articolo proveniente dai russi, dai comunisti, dai fascisti, dai grillini, da quello che volete, ma avrà gli strumenti per capire la persona che davanti sta cercando di fregare. Quindi questo sul discorso delle trollfactory, sì, diciamo che però noi abbiamo le trollfactory organizzate dalla Russia, io non conosco quelle cinesi, sinceramente non so come lavorano, ma quelle organizzate dalla Russia noi sappiamo che sono organizzate sezioni linguistiche, e sono tutte sezioni linguistiche che comprendono l'Europa, perché il loro progetto è quello di far collassare il progetto europeo. Quindi loro lavorano molto nel tentativo di fare collassare il progetto europeo. Per cui per noi questo pericolo in questo momento lo sentiamo più vicino. Bene, ringrazio moltissimo Mauro Coerzio che ci deve lasciare. Sì, c'è una domanda? Rapidi però, perché stiamo sforando veramente tanto quel tempo. Visto che adesso abbiamo provato a distinguere sono i buoni e i cattivi, no? Una volta stabilito questo, come facciamo a spiegarlo in un mondo dominato da analfabeti funzionali? Visto che abbiamo detto dobbiamo spiegarlo. Io ho permesso questo prima. La grossa sfida sarà nelle scuole. Cioè noi dobbiamo formare specialmente gli studenti delle scuole secondarie ad avere questi strumenti culturali perché possono essere loro indipendenti. Se tu ti rendi conto che per creare questa base logistica della disinformazione ci stanno lavorando almeno da 6-7 anni, perché la disinformazione non è che si decide ok, fra 6 mesi portiamo questo paese, ci vogliono anni di preparazione prima per creare la base logistica. Così come loro l'hanno creata anni fa e noi ci siamo fatti trovare preparati, continuo a dire purtroppo l'Italia si fa ancora di bufere, e questo è il grosso limite della pur meritoria azione della Presidente della Camera, la Borghi. Però si parla di bufere, vuol dire che non si è capito completamente qual è il nostro punto focale, siamo completamente fuori punto. Qualcuno in Europa comincia a capirlo, mi fa un po' strano che Theresa May lanci il warning quando lei è stata beneficiata da questa guerra informativa con la Brexit, però la sfida per i prossimi anni sarà di formare le nuove generazioni che abbiano gli strumenti, non perché possano diventare dei russofobi o ucrainofobi o altro, ma avendo gli strumenti semplicemente vuole capire che quando si trovano davanti a qualcuno che non dice una frottola lo sappiano giudicare.
Poi vi lascio, anche se non piacerebbe parlare di tantissimo, di tante altre cose. Nei prossimi anni la vera sfida sarà sul digitale. Ci sono già dei primi esempi dove con la digitalizzazione della voce vengono creati video fake, dove c'è quello classico e fanno vedere di Obama che dice delle cose che non ha mai detto, praticamente hanno chiesto il permesso, hanno puntato questo. Quindi nei prossimi anni sarà possibile creare video falsi con delle voci false. Tant'è che stanno già pensando i media, i grandi gruppi mediatici, di creare delle firme digitali per i propri articoli, perché rischiamo veramente di non capire più nulla. E ovviamente la teoria del caos ci dice che chi crea il caos lo fa perché vuole avvantaggiare i partiti antisistema, perché nel caos poi vincono i partiti antisistema. E quindi siamo veramente in un momento storico politico molto molto delicato. Voi che siete più giovani di me, no, molto, dovete prendervi cura, perché come dicevo prima, la libertà ha un prezzo. E in questo momento c'è qualcuno che sta pensando di toglierci dei diritti che i nostri padri hanno conquistato in tanti anni e far ritrovare il nostro mondo una specie di medioevo. È un periodo rischiosissimo. Quello che abbiamo visto in Polonia la settimana scorsa è veramente molto preoccupante. La Russia sta lavorando ormai da diversi mesi direttamente sul campo in Polonia, è una notizia certa, con i movimenti di estrema destra. Tra l'altro lavora con tutti i movimenti di estrema destra, io non capisco come quelli di sinistra italiana vedono in Putin il ritorno del comunismo, perché cioè, l'unico invitato alle elezioni di Putin italiano è stato Roberto Fiore di Forza Nuova e di casa, credo, lavorano con tutti i movimenti di estrema destra, basta andare a vedere i convegni che organizzano loro, o basta andarsi a leggere Alexander Dugin e si ha idea di dove vogliono andare. Alexander Dugin ha scritto esattamente qual è il progetto russo, se vuoi è lui uno dei metodi di Putin, da Lisbona, da Vladivostok e Eurasia. Loro vogliono fare collassare l'Europa e sostituirla con l'Eurasia. Non hanno i soldi di fare, per fortuna non hanno i soldi per fare una guerra per fare questo, che sennò probabilmente la farebbero, e allora si stanno trovando con la disinformazione, destabilizzando le democrazie, mettendo dei governi amici e cercando di far implodere l'Europa. L'Italia purtroppo non è un debole in questo momento, in Francia se la sono cavata, in Germania l'ha passato la Bulgaria, adesso il prossimo anello debole del progetto europeo che va alle elezioni è l'Italia. Quindi nelle prossime settimane aspettiamoci veramente di tutto e di più. Grazie ancora. Grazie, grazie davvero a Mauro Goezio e buon ritorno a casa. Mi perdonerete, ho lasciato un po' correre con i tempi, ma mi sembrava importante anche perché poi Mauro ci doveva lasciare. Adesso cerchiamo di restringere un po' il focus su quello che è stato il primo banco di prova della disinformazione, di quello che abbiamo parlato, cioè l'Ucraina. Massimiliano Di Pasquale è anche membro dell'associazione, giornalista freelance, ma è anche membro dell'Associazione Italiana di Studi sull'Ucraina e quindi è la persona più indicata per darci un quadro un pochino più specifico su quella che è la situazione, l'inquadramento storico-politico della situazione ucraina, che preparerà poi il terreno per l'intervento di Olena, che ci parlerà del punto di vista LGBT. Prego. Grazie a tutti gli intervenuti, soprattutto agli amici radicali per questo invito che ho portato favorevolmente, perché non solo simpatizzo da sempre per la causa radicale, perché ho l'opportunità di spiegare, di parlare un po' di un tema che è abbastanza sconosciuto, cioè l'Ucraina. In realtà l'Ucraina è un paese che è diventato indipendente nel 91, quindi sono passati 26 anni, ma per il pubblico italiano medio, e non per colpa degli italiani che si vorrebbero informare, ma per la scarsità anche di
informazioni attendibili, e è stato fino a qualche anno fa associato o alla Russia o a un paese grigio post-sovietico. Questo per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che anche all'epoca dell'Unione Sovietica c'era questa identificazione tra Unione Sovietica uguale a Russia, mentre l'Unione Sovietica chiaramente era un'entità composta di 15 repubbliche, e c'era una grande differenza all'interno di queste repubbliche, perché c'erano repubbliche quelle di Uzbekistan, quindi quelle orientali dell'Asia, poi le repubbliche caucasiche, le repubbliche invece europee, appunto l'Ucraina, la Bielorussia, che sono quelle più vicine, oltre alle repubbliche baltiche, che proprio erano una realtà a sé stante, infatti erano considerato l'estero dell'Unione Sovietica, molti anche moscoviti andavano in vacanza a Riga piuttosto che a Tallinn, perché quello era l'Occidente, l'estero vicino. Allora, cercherò di essere abbastanza breve, anche se chiaramente affronterò delle questioni abbastanza complesse e quindi ci riempiremo di tempo. Allora, qui la prima cosa è evidenziare dove è l'Ucraina. Sembrerebbe banale, ma probabilmente oggi parlo di fronte a un pubblico colto che queste cose le sa, ma molte volte mi è capitato di parlare anche in consessi, credo, di un certo livello, e invece non si sapeva benissimo dove era l'Ucraina e quali fossero i suoi confini. In questa mappa ho evidenziato appunto i confini dell'Ucraina, quindi abbiamo ovviamente la Russia, poi la Bielorussia, la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Repubblica di Moldova. Allora, qui in questa slide ho evidenziato un po' quelli che erano i concetti vari che si avevano sull'Ucraina in Italia, cioè un'ex Repubblica Sovietica, famosa per essere il Granaio dell'URSS. Poi questo granaio in realtà fu facciato già ai tempi di Stalin, perché ci fu questa terribile carestie pianificate di Stalin, il cosiddetto Holodomor, che si è conosciuto anche come genocidio, quindi anche il concetto del granaio è già venuto meno già negli anni 30, questa terribile carestia. Poi la tragedia di Chernobyl, che poi è passata sotto la grafia russa di Chernobyl, un luogo in Ucraina, in Chernobyl, e poi sì, questo stato indipendente dal 91, ma io ho evidenziato come in realtà fosse pressoché sconosciuto al pubblico italiano fino al 2004. Nel 2004 cosa succede? Nel 2004 scoppia la rivoluzione arancione. Quindi più o meno in quelle settimane del novembre del 2004 l'Ucraina trova spazio anche nei media italiani. Trova spazio un altro, c'è questa immagine iconografica di questo candidato filo occidentale Viktor Yushchenko col volto sfregiato, perché era stato oggetto di un avvelenamento, e comunque si cominciano a fare delle analisi sull'Ucraina. Già in questi mesi si vede anche un po' l'inadeguatezza della stampa italiana nel parlare di Ucraina. Tant'è vero che, per esempio, la professoressa Brogi, che la direttrice degli studi di ucraini in Italia, manda una lettera alla Corriere della Sera dicendo: benissimo, cercate di raccontare la cosa con un minimo di obiettività, se non avete soldi per mandare corrispondenti in loco, quantomeno passate qualche volta anche le notizie dei corrispondenti di Varsavia, non solo dei corrispondenti di Mosca. Quindi c'è un'informazione chiaramente abbastanza schierata, ma probabilmente in quell'epoca non per particolari motivi, ma forse i motivi principali probabilmente erano l'ignoranza su questi temi, voglio pensare. E dopo la questione arancione, cosa succede? Ci sono anni in cui l'Ucraina, si parla poco di Ucraina, se non nel caso di qualche evento clamoroso di clona, come le cosiddette guerre del gas, anche se poi le guerre del gas con Mosca sono un tema geopolitico molto importante. Non ho tempo chiaramente di parlare della guerra del gas, ma brevemente cosa succede? Succede che con la vittoria di Viktor Yushchenko, candidato filo occidentale, dopo la ripetizione del voto che si ha, perché la prima tornata elettorale è iniziata dal proprio elettorale, c'è la protesta, poi lo vedremo, vince Viktor Yushchenko, e quando sale al potere Viktor Yushchenko i contratti che la Russia e l'Ucraina hanno sottoscritto sul gas vengono stralciati.
nel senso che viene fatto pagare all'Ucraina un prezzo che è 6 volte quello del contratto. Qui si potrebbe citare una data di Bismarck, che forse era una data forse un pochino russofobo, però in quel caso prende un po' ragione quello che è successo in realtà all'Ucraina di Yushchenko, cioè il contratto valeva meno della carta su cui era sottoscritto. Quindi iniziano queste dispute per il gas, con la Russia che chiede il prezzo nuovo, l'Ucraina che reclama i diritti di transito, e se l'Europa se ne accorge perché chiaramente l'Ucraina è il tramite attraverso le pipeline ucraine passa gas che poi deve arrivare a erorare le nostre case. Quindi l'Europa è a freddo e quindi si accorge di Ucraina. Poi se ne parla per qualche protesta di FEM, questo collettivo femminista, e poi gli europei di calcio 2012, però così ce ne parla sporadicamente. Quando è che l'Ucraina si torna a parlare di Ucraina? Nel 2013 con l'Euromaidan. Allora qui ho cercato di evidenziare un po' le differenze tra Euromaidan e la rivoluzione arancione, perché hanno delle caratteristiche simili queste rivoluzioni, accadono a distanza di 9 anni. La rivoluzione arancione è nel 2004, Euromaidan inizia nel novembre 2013 e poi si conclude nel febbraio 2014. Allora, con la prima, con la rivoluzione arancione si assiste appunto al tentativo da parte della società civile di emancipare il paese dal suo passato, dalla sua eredità politico-culturale, quella sovietica. Nel senso che l'Ucraina aveva conseguito l'indipendenza, poi confermata con un referendum nel 91, però sostanzialmente era sempre stata legata molto a Mosca, e questa indipendenza era solo un'indipendenza di fatto, ma non era sostanziale. Entrambe sono rivolte popolari, pacifiche, anche questo mi piace sottolinearlo, perché anche Euromaidan inizia con un movimento, con una protesta pacifica. Poi vedremo, ho ricostruito una cronologia per sommi capi, e poi Euromaidan si radicalizza nel momento in cui i primi protestanti, che sono gli studenti, vengono picchiati. Nel momento in cui vengono picchiati, totalmente picchiati dalle percute, 9 giorni dopo il primo giorno di protesta, quindi il 30 novembre, allora a quel punto cambiano anche gli interlocutori, cambia anche la condizione della piazza, perché comunque diventa una cosa, passa al secondo piano l'accordo di associazione con l'Europa che Yanukovych non ha firmato, e diventa appunto una rivoluzione della dignità, nel senso che gli studenti chiedevano un confronto con le autorità governative, non solo lo negano ma addirittura picchiano e brutalmente gli studenti, che a quel punto cambia la composizione. Poi l'obiettivo è sempre il regime corto di Yanukovych. Nel primo caso c'è questa protesta per far ripetere il voto nel 2004, perché il primo round è iniziato dal voto elettorale. E nel secondo caso invece è una protesta contro il regime di Yanukovych, perché Yanukovych, che era stato sconfitto nel 2004, poi viene eletto nel 2010, perché dice in photo finish, per una manciata di voti, lo scontro con il Timoshenko. E cosa succede? Succede che in questi 3 anni e mezzo, dal 2010 al 2013, Yanukovych trasforma praticamente il paese in un regime cleptocratico e semidittatoriale, quindi caratterizzato da grande corruzione, inefficienza, una serie di... potremmo parlare ore e ore di quello che ha fatto Yanukovych in quegli anni. Repressione sui media, repressioni di ogni tipo, in carcere a Timoshenko perché ha semplicemente firmato un contratto con gas oneroso, ma per una ragione di opportunità politica, non si incarcera per una ragione politica, ma per una ragione di opportunità politica. E insomma il paese è chiaramente ha preso una brutta china. Cosa succede? Succede che cosa aspettano gli ucraini? Gli ucraini aspettano che Yanukovych firmi questo accordo di associazione economica con la UE, perché pensano che nel momento in cui sono in qualche modo devo rientrare in un sistema di regole, forse riusciamo a sconfiggere una vana illusione. Quando lui non lo fa, allora la voce fa la vocale. Allora,
i leader delle due rivoluzioni reclamano per l'Ucraina un'inizia liberale sul modello occidentale e dei paesi dell'Ucraina. In entrambi i casi ovviamente Mosca condanna questi tentativi dicendo che sono illegittimi, sono fomentati dall'Occidente, sono fomentati da Soros, tornando alla keywords di Brian Soros. E, però c'è una differenza sostanziale tra 2004 e 2013. Nel 2004 l'opposizione a Yanukovych, l'opposizione parlamentare di Nasce Ucraina, che era il partito di Yushchenko, del Beauty, che era il partito di Timoshenko, i socialisti di Alexander Morozov, invitano la gente a protestare nelle piazze per chiedere la presenza del voto. Invece nel caso dell'Euromaidan le proteste sono proprio sono assolutamente spontanee, cioè non sono i politici che dicono alla gente di protestare, sono gli studenti della gente della società civile che scende in campo a protestare. Perché? Perché il paese è giunto a un livello tale per cui la gente non ha più fiducia neanche dei politici di opposizione. E questo spiega per esempio anche perché nelle elezioni del 2012 prese molte voti un partito come Svoboda, che è un partito che in passato aveva anche un passato antisemita, poi un partito che in qualche modo ha cambiato la sua retorica, però prendono tanti voti perché si accorgono che la proposizione quella più moderata non riesce a girare. Allora, veniamo alle tappe di Euromaidan. Allora, Euromaidan inizia il 21 novembre con la manifestazione degli studenti e poi, che appunto protestano per questo mancato accordo di associazione economica, si conclude 93 giorni, il 22 febbraio 2014, con la fuga di Yanukovych dal paese. Il 27 febbraio Putin invia il primo contingente militare in Crimea e annette di fatto il 16 marzo la penisola ucraina alla Federazione Russa, con un referendum che viene appunto imposto con l'uso della forza, brogli, intimidazioni, soprattutto violando il memorandum di Budapest. Cos'è il memorandum di Budapest? È molto importante, perché l'Ucraina era uno stato nucleare, quindi qual è il problema? Il problema è cercare di risolvere l'Unione Sovietica evitando che ci possano creare dei conflitti con ex repubbliche che hanno un'area nucleare. C'è un lavoro di diversi anni e lì bisogna riconoscere un senso di lungimiranza che ebbero sia Gorbaciov che Yeltsin nel trattare con i rispettivi presidenti della Repubblica. E quindi nel dicembre 1994 Boris Yeltsin e la sua controparte ucraina, Leonid Kuchma, firmano questo memorandum di Budapest. Quindi c'è un'intesa per tutelare l'integrità territoriale ucraina in cambio della sede nucleare. Quindi cosa succede? Succede che l'Ucraina rinuncia al suo status di potenza nucleare, però in cambio della tutela dei suoi confini. Questa è una cosa molto grave e molto importante, perché poi ritornerà appunto di attualità nel momento in cui la Russia annetterà legalmente la Crimea. Allora, io avevo una cronologia degli eventi, ma penso che non facciamo in tempo. Quindi allora andrò a poi con i concetti. Ecco, Euromaidan diventa virale appunto grazie a questo Twitter del giornalista ucraino di Stefan Ayem. Cosa vuol dire Euromaidan? Euro è stato l'Europa, ovviamente Maidan è una parola di origine turca che significa piazza. E questo è un quote tipo di Snyder, un famoso storico che si occupa di Europa dell'Est, che dà una valenza più ampia della parola Maidan. Dice, durante le proteste la parola Maidan è venuta a significare l'atto stesso di politica pubblica. Ad esempio, le persone che usano la propria auto per organizzare azioni pubbliche e proteste degli altri manifestanti sono chiamate auto Maidan. Ecco, qui c'è la cronologia, vado via molto veloce. Allora, abbiamo detto che c'è il passaggio fondamentale, quello del 30 novembre, cioè il 30 novembre le forze di polizia attaccano gli studenti e quindi cambia la popolarità della piazza. Infatti, il giorno dopo, il 1 dicembre, la folla si riduce di nuovo in piazza e supera le 500.000 unità. La maggior parte però è mossa dal desiderio di protestare contro la violenza usata dal regime, più che dal rifiuto di firmare l'accordo. Importante anche l'8 dicembre 2013, perché c'è questa manifestazione, la marcia di milione, una marcia di manifestazione in cui appunto centinaia di migliaia di dimostranti chiedono le dimissioni di Azar e di Yanukovych. Partecipano anche dell'opposizione.
La volta tra il 10 e l'11 dicembre la Bertuccia che disfondare la barricata di Maidan che è diventata la propria fortezza. E la cosa importante è il 17 dicembre Yanukovych irrita ulteriormente la folla dei manifestanti perché firma che c'è un accordo economico con la Russia. E la notte tra il 24 e il 25 dicembre Tatiana Cernovolta, la famosa giornalista che faceva i rapporti investigativi, viene picchiata brutalmente e queste sono immagini su molto come ha fatto un po' il giro un po' del mondo. Il 16 gennaio 2014 il Parlamento ucraino emenda la normale procedura di voto elettronico e approva le cosiddette leggi dittatoriali, che fosse dittatoriale lo si capisce da cosa legiferavano, ONG straniere, mezzi di informazione e manifestazioni pubbliche e non c'è da parte d'Italia. Mi devo fermare? Poi c'è una parte di discasso. Perfetto. Grazie mille. Grazie mille Massimiliano per l'introduzione sull'Ucraina. E prima di dare la parola ad Olena vorrei chiedere a Remo Bonino di venire a fare il suo intervento. Bisogno di presentazioni qui a casa. Scusa se t'interrompo, ma oggi proprio la mia giornata, come avevo promesso di venire nel più forte di lei, io non so dare più che, forse perché ne ricevo tante, quindi non ho voglia di, non mi piace spiegare questo schema, cioè, ho tenuto a venire a portare un saluto. E l'illustrazione che tu hai fatto anche nell'intervento precedente, l'ho seguita passo passo perché all'epoca ero ministro degli esteri e soprattutto le conseguenze dopo l'accordo in Europa eccetera e non so, non ho più capito bene a che punto stiamo adesso e arrivavo lì infatti alla fine nell'integrazione dell'accordo e non fu un'iniziativa europea come fu un'iniziativa tedesca sostanzialmente che si tirò dietro qualche paese. Sempre così funziona, perché tanto è vero che noi ministri, insomma, riuniti qualche giorno dopo nel solito inutile consiglio affari generali, abbiamo appreso dalla stampa. E fu tutto un periodo, lo racconto solo per dire come poi anche la nostra attenzione, come dire, è fragile. Tutto un periodo in cui tutti i miei colleghi si precipitavano in piazza Maidan a sostegno, virgolette, degli insorti. Ricordo Kerry che insisteva molto, che andò con i cioccolatini, eccetera, e io che provavo a fare qualche domanda sulla consistenza di questo accordo, che cosa voleva dire oltre a portargli i cioccolatini e quali impegni ci si prendeva per dopo. Che è chiaro che la solidarietà su un momento di 3 ore di viaggio non ce n'è da nessuno, il problema è di capire quale fosse e se ci fosse una determinazione, diciamo almeno di alcuni paesi dell'Unione Europea, a seguire tutta la fase che sappiamo tutti non sarebbe stata, né breve né si risolveva con la. E questo lo dico semplicemente per solo ricordarvi come la questione europea, la questione della mancanza di Europa sia poi una dei, non perché per sé saremmo risolutori in qualunque contesto, ma perché l'assenza di una qualunque politica estera europea e quindi la presenza di politiche bilaterali solamente con gruppi che si formano a seconda degli interessi geopolitici, geostrategici, con pochissima capacità di resistenza, di consistenza, di essere presenti nel tempo, negli anni, perché queste esplosioni non durano lo spazio di un mattino.
innestano dei processi che possono anche andare due passi in avanti e poi tre indietro, e poi devo riprendere, che o hanno, diciamo, da parte nostra una consistenza reale, oppure non facciamo altro che provocare illusioni e subito dopo delusioni. Spero che per l'Ucraina non funzioni così, ma non ho tante certezze sulla consistenza, diciamo, della nostra presenza. Nel frattempo è ovvio che si può discutere, si deve discutere di qual è il progetto russo. Sentivo prima il ragazzo che è intervenuto prima sull'obiettivo russo, diciamo, di intrigare o di distruggere il progetto europeo, che credo sia la seconda fase del progetto russo. Il primo progetto russo, la prima tappa, è quella della ricostituzione, diciamo, della potenza russa, tra virgolette, e quindi di potersi sedere al tavolo dei grandi per una questione di influenza. In questo percorso, che a mio avviso non reggerà, ma non reggerà per ragioni economiche soprattutto, anche se il popolo russo, non ce lo possiamo dimenticare, ha nel senso della grande patria russa una capacità di resistenza che chiunque di voi riveda, peccato che li fanno vedere poco e si studia poco, ma la seconda guerra mondiale, quindi la resistenza russa nella prima parte, e quindi ucraina, perché poi all'invasione nazista c'è veramente qualunque cosa sia oggi in nostra relazione con Putin, rimane il fatto che rispetto a quei sacrifici, a quei milioni di morti, antinazisti, eccetera, noi dobbiamo della riconoscenza. Lo dico perché è un po' controcorrente, ma io penso che la storia è importante per capire anche il futuro. E in quel periodo storico, cambiò, eccetera, eccetera, milioni di russi, ucraini, non so se mi è mai capitato di leggere il libro di Grossman, della corrispondenza di guerra, russo peraltro. Vita e destino, ma anche quell'altro che è proprio la storia di seguiva l'esercito russo, era il mezzo adesso, nell'avanzata in Ucraina. No, dico tutto questo perché per dimostrare ancora da una parte la fragilità europea, ma anche la fragilità della storia, nel senso che appunto una posizione così nettamente antinazista si trasforma nel giro di poco tempo in accordi e alleanze completamente. Ma infatti quella è una questione complessa, cioè certo. Snyder in Terra di Sangue ha spiegato bene. No, è chiarissimo, rimane il fatto che oggi ci si ritrova in una situazione in cui, a mio avviso, la prima fase del progetto putiniano è quella della ricostruzione, se non nella realtà, ma insomma nell'opinione pubblica, che è tornata alla Russia, sostanzialmente, un grande paese che si siede al tavolo con i grandi, e che proprio per fare questo innanzitutto provoca danni collaterali molto, molto importanti dalla Crimea e di questi, ma se voi guardate un po' più avanti nel Mediterraneo potete vedere i danni collaterali dell'influenza russa e moltissimi dei teatri di guerra che abbiamo in questo momento. Dicevo, io penso che non reggerà insomma, se il petrolio rimane a 50-60 dollari può darsi che regga, ma le condizioni economiche sono tragiche, essendo però intero che la capacità di resistenza del popolo russo e all'attaccamento alla patria, eccetera, dalla letteratura in poi, qualunque cosa voi leggiate, vi dà una percezione davvero di un'adesione
quasi fideistica o religiosa a questo concetto, che poi si mischia anche alla religione, ma al di là della religione era quello è un punto importante, quello che ha sottolineato, perché la grande capacità di Putin, per comunque non è stato scemo, il fatto di aver fatto a sé un patriarcato di Mosca, esatto. Di Mosca è mentre l'epoca sovietica con le chiese non andavo d'accordo, a parte anche se stai un po' di recupera per vincere la grande guerra patriottica, per cui no, però, per Stalin si rende conto di avere uno strumento, diciamo, d'appoggio, e anche se in tempi precedenti avevano avuto, diciamo, delle grandi distanze, li usa, e adesso Putin è un grande alleato del. Io ricordo che quando, volevo dire un'altra cosa, ma un aneddoto importante, quando Putin passò da Roma, io ero sempre un periodo e facemmo il vertice a Trieste, Italia-Russia, prima passò da Roma, andò dal Papa, va bene, e poi in una cena ristretta al Quirinale. E come usa il Presidente della Repubblica è accompagnato in quelle occasioni non dal primo ministro ma dal ministro degli esteri. Quindi a prescindere che ci ha fatto aspettare un'ora, che già mi spiegavo tutti tantissimo, non tanto a me ma al presidente Napolitano che stavamo al dritto, insomma, a prescindere da questo particolare, tutto si svolge eccetera eccetera, e a un certo punto il presidente Napolitano dice, do la parola al ministro degli esteri che sono sicura vuole intervenire, e io ho detto, guarda presidente, ma tutto bene o tutto male fa lo stesso, però guardi che la stretta autoritaria che se lei sta dando nel suo paese sugli omosessuali, era il periodo della grande polemica sugli omosessuali eccetera, è per noi difficilmente digeribile, anzi non è digeribile. E tanto per dirvi come poi questi non sono affatto scemi, il presidente Putin era preparatissimo e quindi mi guarda e fa, ero certa che lei l'avrebbe sollevato, quindi evidentemente aveva perlomeno dato uno sguardo al CD, ho visto a tavola. E mi rispose una cosa, voi facendo, guarda, lei non capisce, e voi non capite. La Russia è come l'Italia di 50 anni fa, in termini di diritti e di espressione individuale. Anche da voi 50 anni fa parlare di omosessualità, o anche disse anche negli anni 60, anche negli anni 70. Sì, so bene che voi avete candidato nel 76, cioè, per dirvi come abbiamo di fronte degli avversari che hanno una struttura di preparazione, poi lui viene dal KGB, quindi come dire, come organizzare la sua testa, l'ha imparato da qui. E mi impressionò perché molto spesso i rapporti invece così colloquiali o comunque rimangono sempre molto sul generico, e mi resi conto di avere di fronte un signore che giocava una carta, dicevo, del fase 1 della grande Russia, in accordo con la Chiesa, ortodossa, accordo che era già stato fatto quando lui è venuto qui e che è una delle grandi forze della resistenza del popolo russo, no? Questa adesione che è non solo nazionalistica alla patria ma è anche religiosa nel senso della bandiera, poi io che siano praticanti questo non mi so dire, però è stato un grande recupero, c'è stato un grande recupero nell'epoca storica, esattamente. Vi ho detto tutto questo solo per dire come quali tipi di avversari uno ha di fronte quali sono le leve da utilizzare. La leva attuale è questa culturale, la grande Russia, cioè siamo una grande potenza, torniamo a essere una grande potenza, e poi la leva tecnologica di cui parlavo prima, Mauro che stava qua,
E dico ieri, mentre stavo a Milano al convegno della Fondazione Veronese Science for Peace, si è discusso esattamente di questo, di news, fake news, manipolazioni, eccetera. Io credo sia un grande tema, di cui io peraltro non capisco molto. Io ho una resistenza, ve lo devo dire, una diffidenza rispetto a tutto quello che è Facebook, Twitter, proprio tanto non li uso, e ne ho una diffidenza forse eccessiva, non so spiegarvi, però da una parte ne riconosco i meriti di tutta evidenza, da un'altra parte ne vedo i grandi pericoli che vanno dalla dipendenza personale, dalla dipendenza proprio, cioè tu oggi vai al ristorante, c'è una famigliola al ristorante, non si parla, no, ognuno sta col suo coso. Di sostituzione di rapporti umani, e per quanto mi riguarda in politica, di sostituzione dell'impegno e dell'attività politica che usa anche il corpo, la fisicità, la testimonianza diretta, eccetera, perché basta un like. Ricordate tutto il dibattito se bisognava anche mettere il dislike, e poi decisero che non mettevano il dislike, c'era, quindi è rimasto solo il like come pulsante, diciamo, e che man mano rischia di sostituire persino la capacità intellettuale. Io dico sempre che forse la rivoluzione che potremmo fare adesso è di tornare a scrivere a mano. E Crepello diceva, importante, diceva, scrivendo a mano si scrive più lento e si ragiona. Non so se è vero o no, ma devo dire che questa sostituzione totale, diciamo, di attività basate semplicemente su rapporti virtuali non mi ha fatto mai, non mi ha mai entusiasmato e non mi... poi siamo arrivati appunto al peggio del peggio, alla manipolazione che sarà possibile sempre di più, anche in termini, noi adesso cominciamo a vedere, a capire un po' meglio le manipolazioni elettorali, se volete, ma è molto più di questo, è quasi una manipolazione del cervello, non soltanto in fase, diciamo, elettorale. E diciamo, e infine su questo tema, visto che di questo parlate, è quello che fa boule de neige, come si dice, palla di neve, e che quindi diventa esponenzialmente è il combinato disposto di fake news, come cattivo li volete chiamare, e di tecnologia, che poi viene ripreso dalla casa di campata e poi viene ripreso dalla politica, oppure l'altra versione viene stimolata dalla politica, ripresa e rilanciata dalla tecnologia, scende sulla carta stampata e abbiamo fatto, come dire, il cerchio. E la campagna, diciamo, anti-apertura, anti-società civile, i contenuti della campagna, per esempio anti-Soros, che sia in Ungheria, in Polonia, nei Balcani, Macedonia, Serbia, è veramente incredibile, ed è incredibile o non, o magari anche spiegabile, se voi pensate che Orban è stato educato da una borsa di studio pagata da Soros nella Università di Budapest. E per noi radicali, io Orban da ragazzo, ero ragazzo qui, me lo ricordo molto bene, forse pure per Luca, non mi ricordo se c'era già all'epoca, quando organizzavamo il congresso del Partito Transnazionale a Budapest, qualche mese per organizzare queste tradotte dei treni che arrivavano, non so dove, e chi ci aiutò in quel momento, aprile 89, poi il muro cade nell'ottobre, novembre 89, fu Orban, che era all'epoca un giovinotto
dell'opposizione, sempre legata a Fidesz, eccetera, eccetera. Quindi, come dirvi, come se uno non sta attento e se non segue, dopodiché si sveglia una mattina e ha trovato tutta un'organizzazione che è diventata tutt'altra. Da solo saputo. Sì. No, non a caso poi uno si giudica anche dagli avversari che ha, per cui la Fondazione Soros è stata cacciata dalla Russia, cacciata dalla Cina, insomma da una serie di signori, eccetera, con peraltro grave rischio per i militanti che in quei centri lavoravano e che molto spesso bisogna portare via proprio per la loro sicurezza, perché non sei più in grado di difendervi in loco. Quando tutto è manipolato, quando non hai più spiragli, quando non hai più spiragli per far sentire altre voci, spesso la gente che lavora nelle varie fondazioni solo si viene salvata, come Macron ha salvato Arini, per intenderci. Ho fatto un salto, ma così, è l'andata di Macron che stava a Abu Dhabi, a Riyadh, con il cosiddetto invito alla famiglia di Arini a Parigi, che è venuta ieri, credo, quando è esattamente questo. Poi come si svolgerà questo nuovo dramma mediterraneo, questo non vi so dire. Però c'è da essere terrificati da questo punto di vista. E l'Arabia Saudita, finisco qui, col Qatar per altri versi, nella loro potenza finanziaria, hanno ben penetrato un sacco di think tank occidentali, un sacco delle più prestigiose università, di cui sono il 50% e il 51% del board, per essere in termini finanziari. E quindi, come vedete, sì, c'è anche la guerra, diciamo, con le bombe vere e proprie, e poi c'è invece una che si vede meno, ma che è altrettanto pericolosa, non di vittime fisiche, ma di vittime, diciamo, di testa, che sta divagando. Quindi mi pare abbiate aperto, dicevo ieri alla conferenza veronese, c'erano degli interventi veramente terrificanti sulla potenza, diciamo, di questa intrusione poco visibile, no? Che una guerra reale la vedi, in realtà poi non facciamo niente lo stesso, ma questo è un altro discorso. In realtà c'è cosiddetti sotto traccia, che tanto sotto traccia non sono, un sommovimento totale di zone di potere, di influenza, che noi facciamo ancora molta fatica a decrittare. Qui mi pare che abbiate toccato un tema preoccupante, veramente preoccupante, e che non ha soluzioni immediate, non ha neanche soluzioni miracolistiche. Io per esempio, forse tu sì, ma io non ho capito dove va a finire l'Ucraina da questo punto di vista, e non so se sei più positivo o più negativo. Io sono convinto che se c'è un engagement da parte dell'Europa, sono convinto che se c'è un engagement da parte dell'Europa va a finire bene, perché spiego. Sto parlando di Europa intesa come Unione Europea forte. Se è così, abbiamo fatto. Se quello che è il massimo. No, nel senso che l'Ucraina, le crisi di Ucraina ci sono state quando l'engagement dell'Europa è stato basso. Perché sì, nel 2013, prima era l'Ucraina sì, l'Ucraina no. Quando invece si è stato fermo sì, l'Ucraina sì, allora a quel punto l'Ucraina ha fatto delle buone cose, ha fatto delle riforme. Quindi se sei indietro, io sono convinto che sei indietro. No, ma ti volevo solo in termini di contenuti e di vocabolario. Qualche Stato, bisogna sperare che qualche Stato, virgola, capitanato dalla Germania, virgola, abbia la tenuta di occuparsene. Questo, intanto non perché aspettiamo i 28 paesi dell'Europa, quindi non possiamo aspettare Godot per un bel po', ma che almeno un gruppo di paesi guidati dalla Germania, guidati che non hanno
dire capacità o impressione adeguata, se continua ad occuparsi. Questo è il best case scenario. Sì. Però bisogna coinvolgere anche altri paesi che vengono stoppati, tipo paesi baltici, però sono piccoli ma conoscono bene. Sono piccoli, ma conoscono bene la realtà russa, conoscono sì, bene sì, la realtà sì, ucraina, sanno anche come... Quelli se ne occupano, no, la Merkel se li tiene dietro. Infatti io, la Merkel è un'ottima statista. Eh? È un'ottima statista la Merkel. Ma io ti sto dicendo, perché poi posso sentire su altre cose, ma su questo dossier ucraino o tiene la Merkel, che peraltro si tiene dietro anche i paesi baltici, eccetera, eccetera, oppure, francamente... Non vedo l'Italia o il Portogallo che lancia in resta. L'Italia è proprio nostra. Non la vedo neanche nel Mediterraneo, penso forte. Comunque. Qui forse Roma. Eh? Qui forse Roma. Forse Roma. Sì, c'è anche il ristorante. C'è una piccola variante che stiamo studiando con più Europa. Io ho scritto a mano. Vuol dire proprio questo, cioè per il momento in alcuni dossier fondamentali tu hai capitanati dalla Germania, in questo caso qualche intervento consistente. Ma è il più che ci manca, perché sul Mediterraneo non c'è una leadership così consistente, anzi siamo tutti allo sbando per un minimo, con una presenza però francese, arrivi, insegna, arriva, insegna, più rapida, più... E la Francia, però la Francia però potrebbe essere un alleato interessante, e anche un discorso ucraino, vedremo. No. Vediamo. Lo guardo con interesse, ma non senza... È un po' troppo... Rimane molto nazionalista, quindi... Questo è anche vero. Molto. Ok, comunque, grazie. Grazie. Grazie Emma. E adesso passerei, sarò un po' rigido con i tempi, ma passiamo... a Olena. Olena, you can come here. Thank you very much for waiting. Olena Shevchenko, intanto faccio la presentazione, è Executive Director di Insight NGO e tra l'altro credo che sia stata anche tra le organizzatrici del Pride di Kiev che è stato citato. Olena, thank you. You organized the Pride in Kiev, right? We were involved. Yes. Okay. Quindi nel 2013-14 Olena ha organizzato il Pride di Kiev, di cui si è parlato prima. Prego. So yes, I'm not the co-organizer of the Pride this year, but in 2013 and 14, then it was disrupted by internationalists. Yes, I was a co-organizer. Okay. Just to let you know, I just made one of the speaking so speaking chance. So it will be in translation. Great. So yes, my name is Olena and I came from Ukraine, Kyiv, and I represent here Inside Public Organization, which is LGBTQI organization, and I will speak more about LGBTQI perspectives before and after the Olena. Quindi sono Olena Shevchenko, vengo da Insight, che è un'associazione LGBTQI, e parlerò di una prospettiva più LGBTQI sia prima sia dopo Euromaidan. And it's a big pity I missed the whole political perspectives which were discussed just a few minutes ago. But I'm sure it was really interesting and important, and I heard some translation. Mi spiace avere perso un po' tutto l'essenza della discussione politica che c'è stata prima, però ho sentito la traduzione, quindi qualcosa ho compreso, ma comunque mi è sembrata molto interessante. So yes, Ukraine became independent in 1991. And the same year, the homosexuality was decriminalized, because before it was a criminal offense
for gay men, and for lesbians was at psychiatric clinics usually. Quindi l'Ucraina è diventata indipendente nel 1991, questo è stato anche l'anno in cui è stata decriminalizzata l'omosessualità. Prima di quella data era un reato l'omosessualità maschile, mentre l'omosessualità femminile era considerata come una malattia psichiatrica. So why I said that before and after Euromaidan? Because before Euromaidan, it was almost complete invisibility of LGBTQI issues. Perché ho detto prima e dopo Euromaidan? Perché prima di Euromaidan le questioni LGBT erano completamente invisibili. So, before Euromaidan, with Yanukovych, who was the president of Ukraine before Euromaidan, we have almost the same situation as it was in Russia. And I mean, it's not only about LGBT, but about the whole spectrum, economical, social, political situation. Quindi prima di Euromaidan col presidente Yanukovych noi avevamo la stessa situazione che c'era in Russia, non solo per quanto riguarda le questioni LGBT, ma anche per le questioni economiche, politiche e sociali. And before Euromaidan, just 1 year and a half before, our parliament adopted this same, almost the same law as Russia had on the prohibition of propaganda of so-called homosexualism. So basically that was the same law as Russia had now, but in Ukraine our parliament already that time proposed up to 5 years in the jail. Because now in Russia it's administrative law, and in Ukraine from the beginning it was a criminal offense. Quindi un anno e mezzo circa prima di Euromaidan anche in Ucraina c'era una legge contro la propaganda cosiddetta omosessuale, ma la legge ucraina era persino più rigida di quella russa, perché se in Russia è soltanto un reato amministrativo, in Ucraina già un anno e mezzo prima di Euromaidan era invece un crimine che veniva sanzionato con 5 anni di galera. So that law was adopted in the first reading because due to the procedures in our parliament it should be 2 readings and everybody was completely sure it will be adopted in the second reading. But Euromaidan happened. La legge era stata approvata nella prima discussione, nella prima seduta, in prima lettura. Ma in Ucraina funziona che ci vogliono 2 letture, deve essere approvata nelle 2 letture, la prima e la seconda. Tra la prima e la seconda si sono verificati le manifestazioni di Euromaidan. And we also have the threats, the same threats like in Russia, on the law on the censorship and on extremism. Basically, the Euromaidan for LGBT meant the chance to somehow improve the situation, to change the situation, because without Euromaidan, we saw what the perspective is. Quindi, la situazione era, prima di Euromaidan i problemi riguardavano anche l'estremismo e la censura, tanto quanto in Russia. Per il movimento LGBT, per gli attivisti LGBT, Euromaidan ha rappresentato una possibilità di cambiamento, una possibilità di prospettiva. So why Euromaidan happened? You already heard that it started from the students' violation of towards students. But the reason actually why we came to Euromaidan that was the denial of President Yanukovych to sign the association with EU. Quindi perché si sono verificate le manifestazioni di Euromaidan? Voi avete già sentito che sono stati gli studenti i primi a mobilitarsi,
ma la ragione principale per la quale siamo scesi in piazza è stato il rifiuto del presidente Yanukovych di firmare il trattato di associazione con l'Unione Europea. So from that perspective you can see why so many people came to Euromaidan, because on the phone of economical, social crisis and political crisis, then you don't have like enough money to buy your food, you don't know anything about your future. The association agreement seems as a hope. E quindi la ragione per cui così tante persone hanno partecipato a Euromaidan è stata per via della crisi economico-sociale, per la crisi politica. Le persone non avevano soldi abbastanza per comprare cibo e non avevano una prospettiva politica, una prospettiva per il futuro. E la diniego di firmare il contratto di associazione con l'Unione Europea toglieva ulteriore prospettiva e speranza. So it was a hope to get a better life. And the main thing here to understand that now many people are still talking about, you know, the purpose of Euromaidan, why people actually came to Euromaidan, and usually people use like so many people were there for human rights. Quindi c'era la speranza di una vita migliore, la speranza anche di avere maggiori diritti umani. Questa è la ragione principale, ancora una volta, perché così tante persone sono scese in piazza, appunto per anche avere maggiori diritti umani. And this is not correct, because people were there not for the human rights. People came to get a better life, and it basically means for a majority of the society to have the same good life as the Europeans have. Ma questo non è vero, non è vero che le persone si sono ritrovate in piazza per la speranza di avere maggiori diritti umani. La vera ragione in realtà era quella della speranza di avere una vita migliore, economicamente migliore, e che sarebbe, si sperava, che potesse avvenire grazie al trattato di associazione con l'Unione Europea. So, what we actually had there? People came there because of the corruption, because they don't want to live in such circumstances, then they don't know if they will have food tomorrow, and they want to get this high level of life which EU countries actually they think have. Quindi la speranza, un'altra delle ragioni era la stanchezza per la corruzione imperante, ma soprattutto la speranza di avere lo stesso livello di vita dei paesi dell'Unione Europea. But of course for us, for LGBT people who came to Euromaidan, for LGBTQI organizations and other human rights organizations, because in Euromaidan there were so many other human rights initiatives, organizations, feminists, leftists and so on. So for us it was a fight for human rights, it was a fight for change on the level of values. Eppure in Euromaidan hanno partecipato anche numerose associazioni per i diritti umani, associazioni LGBTQI, associazioni femministe, associazioni di sinistra o gruppi di sinistra, e loro sì che erano scesi in piazza per avere più diritti umani. And of course we hope that for everybody else it also will be the level of values, because before it's already been some time that Russia propagated this concept of traditional values on different levels, on EU level, on the world level, in UN, and so on. And for us, it was a fight between this concept of traditional values and human rights concept. E naturalmente noi eravamo scesi in piazza anche per dei valori. Perché già allora c'era questa penetrazione in Ucraina dei valori tradizionali propagandati dalla Russia, e quindi noi siamo scesi in piazza perché vivevamo questo contrasto, questo scontro di valori
tra i valori tradizionali appunto propagandati dalla Russia e i diritti umani che invece noi sostenevamo. And this propaganda of traditional values and traditional concept is still very successful, and I guess that many people understand why. Because when you talk about traditional values, you don't have to explain people what does it mean. E questa propaganda sui valori tradizionali ha ancora molto successo, e la ragione secondo me è che è un messaggio molto immediato, perché quando si parla di valori tradizionali non è necessario spiegare alle persone che cosa si intende per valori tradizionali. I call it like the win concept, because in any situation you can win the fight using this traditional values concept, because everybody understands what does it mean. And we had an interesting situation on one of the TV channels. Then somebody asked the opponent, but what do you mean by saying traditional values? And the answer was, oh, you don't know what does it mean? I'm sorry for you. E ci sono state, proprio lo dico sulla base anche di alcuni episodi in cui è stato chiesto che cosa significhi valori tradizionali, abbiamo provato anche noi a chiedere questa cosa, ma loro ci hanno risposto che vabbè, se non sapete che cosa vuol dire valori tradizionali, beh, tanto peggio per voi, perché sapevano che stavano dalla parte della maggioranza. So for LGBT Romaidan was like the one of the main points in development. There were many people from LGBT community there, but we were invisible because it was a common decision on Euromaidan not to bring your flags or symbols. And the only force which actually broke the symbols of the parties or groups that were Ultra-Rights. E una cosa che era stata concordata con tutti i partecipanti di Euromaidan era quella di non portare i simboli di partito, delle proprie associazioni, eccetera. Quindi la piazza doveva essere in qualche modo neutrale sotto il profilo politico, ma gli unici che hanno portato invece i loro vessilli sono stati i partiti di ultradestra. So that's why they were so visible. There were not so many of those, I mean, ultra-rights, like right sector. But they were on the barricades. They were really visible in media. So that's why our society received the right message of real hero on the barricades, and it was a nationalist. E questa è la ragione per la quale sono stati così visibili. Avevano le bandiere e stavano sulle barricate. Quindi le televisioni continuavano a riprendere le loro bandiere, continuavano a riprendere gli ultranazionalisti sulle barricate, e quindi è passato il messaggio, non vero, che loro erano gli eroi nazionalisti e nazionali, quindi è passato un messaggio nazionalista. And then we had a huge level of sexism in Romania, because the real hero, that's the man image. And for women, that was like those spheres to serve. And we also had the images during Euromaidan. People put there some slogans like, if you want to help or support the real hero, woman, go and serve. Go and like do some bread or something like that. Questa retorica nazionalista che pian piano ha preso piede conteneva anche un grande livello di sessismo, perché se si doveva celebrare l'eroismo era maschile, quindi le donne avevano solo un ruolo di secondario, magari quello di andare a fare il pane piuttosto che non combattere. So where it actually illustrates where we got this real hero image, nationalist image, like patriot image. And then Russian invasion starts, and this image of traditional family and nation protector became very popular. Quindi questa immagine che era lì a disposizione è poi diventata molto popolare con l'invasione russa, perché chiaramente quando la Russia ha invaso si è trovati già lì pronti questa immagine di patriottismo, di famiglia tradizionale, che è stata utilizzata immediatamente per combattere l'invasione russa. And
traditional family in Ukraine had nothing to do with LGBT. Traditionalism in Ukraine, like in other countries as well, that's about to protect your nation, your family, and this is the role for real men to protect. That's really a patriarchal system. Then the men should protect the family, like the ownership, and the nation as well. E la famiglia tradizionale ovviamente non ha nulla a che vedere con le persone LGBT, è un concetto che è stato costruito perché è un concetto che ha a che fare con la protezione della nazione, con la protezione della famiglia, e sono quindi gli uomini che devono proteggere la famiglia e la nazione e in qualche modo persino possedere. And this is the same concept as Russia have, and this is, I guess that's the funniest in this situation, because Ukraine is trying to fight with Russia and the Pope in the same instruments and promoting the same values. Of course, sometimes we call it like Ukrainian traditional values, but it doesn't mean that it's not the same one like traditional values coming from Russia. E naturalmente questi sono valori che sono anche comuni alla Russia come anche ad altri paesi, ma la cosa divertente è che sostanzialmente l'Ucraina sta cercando di combattere la Russia utilizzando gli stessi valori tradizionali che sono quelli propagati dalla Russia, anche se poi gli ucraini dicono che sono valori tradizionali ucraini. And of course we don't have like Ukraine is not a fascist country, no, but the situation is really complicated because taking into account the Russian invasion and war and really bad economical and social situation, it is really hard to try to promote the human rights in the country without no historical discourse about human rights. Tutto questo, con tutto questo non voglio dire che l'Ucraina sia un paese fascista, al contrario, non lo è affatto, però naturalmente con l'invasione russa e con una situazione economica molto difficile, quindi con povertà diffusa, è molto molto complicato per noi fare avanzare i diritti umani, soprattutto in un contesto dove non c'è un discorso storico autoctono basato sui diritti umani. It's more simply to support this image of a real protector of the nation to oppose the aggression from Russia than to invest in thinking and in human rights development. È più facile, più immediato per combattere l'invasione russa fare ricorso all'immagine tradizionale che è già lì pronta e comprensibile piuttosto che investire su una narrativa centrata sui diritti umani che invece va costruita. So that's why we have this situation then our government bodies don't actually oppose this trend of nationalists who try to develop their capacity and to fight for the notion of nation, because our government bodies honestly a bit afraid of their forces and they don't know if they are able to oppose. Per questo il governo non si oppone più di tanto a questi gruppi nazionalisti, ma un'altra ragione è che forse il nostro governo è anche un po' spaventato da questi gruppi nazionalisti e non sa se ha la forza di opporsi. And propaganda works usually in those countries mostly effectively where you don't have a good level of critical thinking. But the critical thinking is something which you need to invest like resources and money in education and other social spheres, and it didn't give you, you know, the immediate effect. La propaganda funziona meglio in paesi dove non c'è una grande abitudine al pensiero critico, ma per sviluppare questa abitudine al pensiero critico occorre un investimento di grandi risorse e anche un investimento economico in educazione e l'istruzione per appunto sviluppare questo pensiero critico. So Ukraine and all countries of the post-Soviet space still have the same educational system
which built for autocracy but not for democratic regime. E l'Ucraina, come tutti gli altri paesi, le altre repubbliche ex sovietiche, hanno ancora lo stesso sistema educativo sovietico basato sull'autoritarismo e non invece basato su altri valori. So you basically just don't tell the children that you need to think about that. You don't need to analyze things. You need just, you know, repeat what you've said. Quindi semplicemente ai bambini e ai ragazzini non viene detto che bisogna pensare a quello che si viene detto, pensare criticamente a quello che ascoltano, ma gli viene detto invece, viene insegnato che occorre ripetere semplicemente tutto quello che sentono. So that's why we have this interesting issue that people understand, they don't understand the concept of human rights, they just can recognize it from the media, so they know that it's something good, but nobody, honestly, nobody knows what it's all about. Quindi in Ucraina si fa persino fatica a riconoscere i diritti umani nel discorso pubblico. Si sa che è qualcosa di buono, ma non si riesce a definire esattamente di che cosa si tratti. And of course, on the then you have situation with war, Russian occupation of Crimea and invasion on the eastern part of Ukraine. This level of hate towards different groups of people, including LGBT, of course, LGBT always on the front line, is really on the high level. The level of xenophobia is growing in the process of all conflicts. I mean, that you can see it in the whole countries. So people basically starting to hate more others. E poi naturalmente la guerra, come avviene in tutti i paesi, porta a una crescita della xenofobia e della paura dell'altro, dell'odio verso l'altro. And people just see that those nationalists, ultranationalists, who are on the front line between Russia and Ukraine and who are protecting the family, the nation, and fighting for purity of nation. And purity of nation means that you don't want to have all those people, LGBT people with disabilities, other people who have other ethnicity, nationality, who speaks other languages, and that's what we saw in recent sociological researches. E quindi recentemente si è vista anche lo sviluppo di questa idea della purezza etnica dell'Ucraina, che porta a un rifiuto di tutte le differenze delle persone LGBT, cioè quindi differenze di orientamento sessuale, di identità di genere, ma anche la disabilità e tutte le differenze possibili. Questa è la situazione che abbiamo visto negli studi più recenti sul nostro paese. So, yeah, I will finish here. Thanks. Grazie mille.